Prova. Ok, ragazzi, vorrei fare questo video, tutto così, per Bruno Fiorix, perché il 7 dicembre è il suo compleanno. Scusate se non so se ecco, la narrazione si sente bene. Comunque, mi dispiace che lui non può caricare video lunghi. Sì, lunghi. E comunque gli ho dato un commento, non so se l'ha letto. Magari legge questo video, di dividere in parti i video lunghi. Se necessario anche la quarta parte, come Bowser 539, che l'ho seguito, è il primo che ho seguito quando ho scoperto questa cosa. Sì, ho solo 10 anni, io faccio il compleanno il 25 luglio e faccio 11 anni, adesso ce n'ho 10. E siamo a dicembre, quindi è meglio che ecco, tutti facciamo uno speciale Natale. Questo è anche per Alessandro Super Mario Fans. Spero che lo veda Bruno Fiorix. Magari lo dico per commento questo video. Il video è il suo compleanno. Lo farò prossimamente e devo fare un annuncio. Vi devo dire che ho messo prima Todd perché come inizio di foto perché mi piaceva tantissimo. E poi vedrete Chef Mario che è sempre uno dei una grande fonte di ispirazione, anzi un copiato di Super Mario 164, soltanto che lui non fa col peluche, c'ha tutti i vestiti di stoffa, lo fa più bello e poi ho messo prima a sfondo Todd perché mi piace tanto, l'ho già detto. Poi le cravatte perché era la cresima di mia sorella, se vedete lo sfondo si nota il ristorante. E se non avete ancora visto la skateboard troverete anche altre foto. Mi sembra. Queste qui ci sono. Non so se ne troverete di più, ma non vi scoccerete che ogni foto dura 30 secondi. Comunque. La skateboard fatta con YouTube e comunque devo dire, cioè non so che dire, i video di Bruno Fiorix sono fantastici, divertenti, ormai è l'unico, diciamo, italiano più visualizzato che fa i video con i giocattoli. Ma ci mette anche i Pokémon. Era una serie che prima mi piaceva, adesso mi piace. Cioè non mi piace più, mi piaceva quando ero un po' più piccolo. Capisco le sue passioni, comunque. Una volta mi ero appassionato di certe cose strane. Comunque. Ti voglio fare questo video per compleanno perché tu mi hai regalato un sacco di risate. Quando hai fatto le ragazze pazze. Le ragazze pazze. Perché. Cioè. Quando ha detto devo andare a scema. Quello faceva veramente ridere. Poi la presentazione, la parte più divertente, quando era quella lì, Rapunzel. Quando ha detto posso leggere blu blu. No. Quello era divertentissimo. E quindi io vi dico a tutti gli ascoltatori di fare
con un video di compleanno, ho già detto, ma è inutile che ripeto sempre le stesse cose. Ma vi consiglio di visitare il mio canale prossimamente. E lo speciale Natale, se lo faccio, ma sono indeciso perché non ho tanto tempo. Poi devo andare in chiesa, sono cattolico. Anzi, sono cristiano, diciamo così. Ecco, poi non so voi. Comunque, stavo pensando di fare prima, seconda, terza, quarta, domenica d'Avvento, tutti gli speciali, ma credo che non ce la faccio. Comunque, lo speciale Natale lo carico prima, perché poi questo è un fisso, poi vado da mia nonna. Poi se succede un caso straordinario che non posso andarci, lo carico anche, ecco, carico anche il giorno di Natale. Cioè, spero. E poi proverò a farlo usare il computer di qualcuno. Mia sorella di sicuro non me lo fa usare per vedere sti video. Mi fa andare su YouTube solo per vedere la musica. Invece ci guardo ste cose. Cioè, me lo diceva, adesso ci posso andare tranquillamente, tanto. Cioè, poi su Google non trovavo niente, poi trovavo un video, mi passavo direttamente a YouTube e poi trovavo tutto. Adesso mi appare sempre Google, io devo sempre cambiare su YouTube. Sapete che palla? Tutto questo. Tutto questo video di informazioni è ecco, un avviso soprattutto per Bruno Fiorix, perché lui è divertente, ma devo caricare ancora un video un po' lungo, ma vi assicuro è divertentissimo. Quando Yoshi li casca il tonno dal cucchiaio, comunque fece uno schermo invisibile che non guarda il cameraman. Cioè, non potevo farlo. Allora ho fatto che non lo vedeva il cameraman. Ma vi assicuro, è divertente. Luigi era l'assaggiatore, mamma mia, stavo impazzendo. Ah, se avete visto Chef Mario, quello che ho caricato adesso, oggi hot dog. Vi assicuro, quando fa le scorregge le fa per 2 ore. Infatti ho scritto 2 ore dopo. Cioè, ma quello dog era pesante per lui. Cioè, quel pancino come fai a mangiare un dog gigante? Ma me lo spieghi. Comunque. Sapete perché non faccio le avventure di Super Mario Peluche? Non le faccio più? Beh, per il semplice motivo che non ho più il peluche, cioè i giorni di prestito sono finiti. Comunque c'è il primo episodio che sono indeciso a mettere la musica, ma non so se lo metto, ma le sostituisco con le avventure di Mega Mario Tanuki. È una mia invenzione. Cioè, anche se Mega Mario dovrebbe essere 70 centimetri e 30. Cioè, non è mega, è Giga Mario Tanuki. Che diventa più grande di Bowser, lo sconfigge. Poi passa divertenti avventure con il suo amico Todd. Sempre dopo fa la foglia. Cioè, io non posso stamparla, non mi funziona la stampante. Questa è una vera disgrazia. Potevo fare boh. Potevo fare qualsiasi cosa. Sì. Magari anche Bowser Metallo. Scusate se vi trattengo un po' troppo con 9 minuti, anzi 10 di registrazione. Poi vedrò di fare questo video se c'ho tempo. Ah, tanto per informare tutti. E faccio il compleanno il 25 luglio. Ciao Bruno Fiorix. Alla prossima.